trattative in corso con diversi soggetti solvibili, ma anche interessati ad affiancarla. Per ora nulla di concreto, mi pare di capire. Si è dato un termine? No, assolutamente, termini non ce ne sono. Quando si aprono queste trattative possono durare tutto il tempo necessario per fare le opportune verifiche e via. I termini che ci siamo dati sono solo termini di carattere organizzativo dal punto di vista tecnico, nel senso che entro il 15 sicuramente sceglierò quelli, un nuovo direttore sportivo, un allenatore, per poter poi essere pronti per il ritiro che abbiamo convocato il 26 di luglio. Si sono avvicinati anche avventurieri in questo lasso di tempo? Quelli sono i primi che arrivano, perché è un mondo ricco di questi personaggi, tanti. Vabbè, però se li riconosciamo, si riconoscono subito gli avventurieri. Ne faceva riferimento poc'anzi, è chiaro che bisogna scegliere, no, il management sportivo. È scaduto il contratto di Sandro Federico, rimane comunque un punto interrogativo da quello che abbiamo capito. Andrea Iaconi addirittura aveva già risolto il suo rapporto col Teramo l'8 settembre 2020. Ci sarà comunque un direttore sportivo? Non ne saranno due, immaginiamo. Andrea Iaconi l'8 settembre dell'anno scorso aveva ridotto il suo contratto da 3 annualità a 2, quindi ha cessato il suo contratto il 30 giugno. Però Andrea Iaconi rimane personalmente un amico, una persona con cui io mi sento e mi consiglio costantemente, e lo fa a prescindere dagli incarichi. Per quanto riguarda il rapporto con il direttore sportivo, quello di Sandro, è terminato il 30 giugno e io in questo momento ho fatto anche delle considerazioni di carattere generale, perché è normale che se stai trattando con delle nuove persone che vogliono entrare in società, è giusto che bisogna anche rispettare l'eventuale desiderio di poter dare dei contributi anche sulla scelta dell'uomo. Fare sempre queste domande pressanti e anche imbarazzanti, ma più che altro anche nei confronti dello stesso Federico. Lui è un professionista che si trova in questo momento sul mercato e potrebbero queste illazioni anche precludergli eventuali interessi da parte di qualcuno, quindi non credo che sia opportuno insistere su queste cose. E se lui naturalmente mica sta lì a aspettare a me, credo no. Che Sandro stia facendo i suoi interessi, si sta guardando intorno. Presidente, qui nessuno vuole portare acqua e valsente al proprio mulino, lungi da me. Era solo una considerazione, lo sa, perché lei in conferenza stampa aveva detto anche, ha detto testualmente, ci sono dei giocatori che non fanno parte più del Teramo perché è scaduto il contratto, però ciò non toglie che qualcuno di questi possa essere chiamato. Quindi la stessa cosa potrebbe valere per Federico, no? Questo intendevo dire. Per chiarire un po' l'aspetto, mica bravo. Abbiamo chiarito. Quanti giocatori ci sono sotto contratto in questo momento? Credo 15. Naturalmente qualche giovane della primavera 3 potrebbe far parte del nuovo organico, immaginiamo. Ma sicuramente sì, ne abbiamo già individuati diversi, quindi sicuramente avremo al ritiro diversi giovani, anche di più di quelli che pensiamo di portare sopra. Io ho espresso un desiderio e quindi di voler valorizzare al massimo la nostra, il nostro settore giovanile. Ecco, sarà un Teramo sostanzialmente ringiovanito quello del prossimo anno, il prossimo campionato di Serie C? Credo di sì, è una cosa su cui voglio puntare, perché è anche lo scopo della Lega Pro. Cioè la Lega Pro è una categoria che deve cercare di esaltare al massimo i nuovi talenti, i giovani talenti, e deve dare l'opportunità di mostrare questi giovani alle categorie più importanti e far sì che con l'eventuale loro vendita si possano sostenere questa categoria. Questa è una categoria così investibile, e quindi noi dobbiamo fare in modo di trovare sempre più giovani da far crescere e da valorizzare. Questa è l'unica cosa che ho capito in questi 2 o 3 anni.
Senta Presidente, i pezzi pregiati del mercato biancorosso potenzialmente sono i vari Diachite, Piacentini, Santoro, Viero, forse ne dimentico qualcuno, andranno via solo se le offerte saranno congrue, immagino, no? Assolutamente sì, abbiamo degli ottimi giocatori da offrire o da mantenere, perché è normale che se qualcuno viene qui a proporci per un... Cianci, che è stato uno dei migliori punti di questo, dello scorso campionato, come dire, una pacchetta sulla spalla, un tozzo di pane, a noi ci serve la punta, cioè abbiamo Cianci, e chi meglio di lui può rivestire quel ruolo, oppure piuttosto che un Diachité, che è un difensore centrale assolutamente esploso l'anno scorso, che normalmente deve crescere ancora, un giocatore che noi abbiamo ancora per 2 anni sotto contratto, quindi se non dovessimo trovare una giusta valorizzazione lo facciamo lavorare per noi, perché lo devo andare a dare ad altri. L'obiettivo è quello di rafforzare il rapporto con il Sassuolo, questo rapporto di collaborazione che è stato foriero per il momento di grandi soddisfazioni. Ecco, lei incontrerà sicuramente Carnevali, parlerete solo dell'affare Cianci, sappiamo che il Sassuolo non ha esercitato il diritto di recompra entro il 1 luglio, ma questo può non significare nulla, anzi non significherà sicuramente nulla, o anche di altro? Nell'occasione affronteremo l'argomento Pietro Cianci, come affronteremo anche l'argomento di altri tanti giovani che il Sassuolo ha e con cui vorremmo noi continuare a collaborare e valorizzare. Così come è stato per esempio Pietro è un ragazzo che è venuto da noi, da loro, ha avuto un bel ingaggio, gli abbiamo dato la possibilità di giocare e mettersi in mostra, tant'è che il Sassuolo si è tenuto questo diritto di recompra, che poi dopo lo eserciti o non lo eserciti, oppure lo sfrutti sotto altre formule, sono operazioni, diciamo che... Sì, potrebbe tutto rientrare nell'operazione Lucca, sa benissimo che il Sassuolo vuole prendere questo giovane attaccante del 2000 che ha fatto molto bene al Palermo, quindi potrebbe rientrare poi nell'operazione Lucca. Lasciamolo dire casomai al dottor Carnevali. Assolutamente, ma infatti questa è una nostra indiscrezione che pare sia stata confermata, insomma gli intendimenti sono questi, poi staremo a vedere. Profilo e caratteristiche, Presidente, non credo che sia prematuro perché entro una settimana deciderete del nuovo allenatore. Ma il profilo è quello di un giovane ambizioso, un giovane che abbia capacità, talento e voglia di potersi mettere in gioco per fare, perché comunque anche la Lega Pro è una vetrina per i giovani allenatori, così come è stata per Massimo Paci l'anno scorso, vorremmo ripetere la stessa fortunata situazione. È normale che dovremmo essere anche qui fortunati a trovare un Paci bis, perché insomma Massimo ha avuto l'opportunità che nel giro di 2 anni è passata dalla categoria dell'eccellenza dei dilettanti alla Serie B, e quindi insomma credo che per un allenatore fare un salto di questo genere è come fare un centrale, non dico un 6 al Superenalotto, 8, ma almeno un 5, insomma un bel colpo. Quindi un profilo simil Paci, io aggiungo, ma questa è una personalissima opinione, avrebbe fatto bene a disputare un altro campionato di Serie C per la sua crescita, ma questo è il mio sommesso punto di vista. Sul settore giovanile, il Teramo è stato promosso in Primavera 3, credo che il lavoro, insomma, del settore giovanile sia sotto gli occhi di tutti, mi pare che sia stato costruito qualcosa di importante. Il punto di riferimento rimane sempre Cetto Di Mascio? Assolutamente, Cetteo ha un contratto molto importante con noi, molto lungo, ancora 3 stagioni in contratto, e quindi cercheremo di sfruttarlo. Speriamo che quello che ha già fatto fino ad oggi ha tirato fuori degli elementi sicuramente validi, tant'è che iniziamo ad averne, come dire, i primi risultati, perché se abbiamo deciso di portare in prima squadra dei ragazzi del settore giovanile velocemente, vuol dire che Cetteo ha lavorato bene. Lei sa benissimo che io sono molto legato a Andrea Iaconi, da un'amicizia, anche perché lo stimo tantissimo. Continuerà in qualche modo a collaborare, dico esternamente, insomma sarà un suo anche consigliere? Allora, a me ha dichiarato che vuole fare il nonno a tutto tempo pieno.
il ruolo, il physique du rôle ce l'ha, adesso mi serve. Però io sicuramente non disdegnerò di alzare il telefono e chiamare quando ho bisogno di consigli. Poi se mi verrà a trovare, io sarò molto felice di poter ascoltare i suoi preziosi consigli, che molta gente non lo valuti questi. In 2 anni ha investito 8,5 milioni di euro nel Teramo. Purtroppo sì. Considera anche la cifra investita per la gestione dello stadio, io questo non ho capito. No, assolutamente. Ah, allora, solo per la squadra? Soldi immessi a vari titoli nel Teramo Calcio. Ok. Quindi sono risorse molto importanti, molto molto importanti, che purtroppo però non si percepisce. Non si ne percepisce la portata per quello che è la nostra categoria, per quella che è la dimensione di questa città, per quella che è stata la storia del calcio di questa città. Naturalmente c'è da dire che sono stato anche sfortunato ad aver beccato, così come gli altri miei colleghi, 2 anni di Covid che hanno appesantito le casse sociali di tutti. Beh, vale la pena però sottolinearlo e ribadirlo. 8,5 milioni di euro investiti dal presidente Franco Iachini, che non lascerà la guida del Teramo, almeno per il momento, perché l'iscrizione è stata fatta. Io la ringrazio, presidente, e in bocca al lupo per tutto. Credo.